posso mettere ano, però orifizio sì. Caterina ancora che dice buonanotte a tutti. Ti ho detto che tu non puoi andare a letto fino a quando faccio le live, devi rimanere qui, ignora tutto, famiglia, figli, non hai altra scelta. Notte, Cate. Il titolo Sbor Baldur, no patatino, è che Baldur Gate magari lo ricominciamo insieme una partita quando finisco la mia, perché lo sto giocando veramente piano, lo sto giocando pianissimo, sto esplorando ogni punto. Ieri sono stato un'ora dal mercante a fare con le merci. Allora, dove cazzo... Io non mi ricordo più cosa dovevamo fare, raga, sono straconfuso. Bombami in faffa. Ah, ok, dovevamo affrontare chi? Bebo. 1-2, 1-2-1. Ragazzi, vi giuro che invece che Sonia ho letto Sborra. Cioè, mi sto rincoglionendo, ragazzi, veramente. Mi sto rincoglionendo male. È un 2-1 volare. Me la ammazza sicuro, quindi facciamo. Ora si dovrebbe trasformare in 1-1 che mi attacca. Carino. Facciamo così. Merda la bomba, dio bomba. Dammi qua. Carino roboscudo. Carino anche l'1-3, eh? Non è brutto l'1-3. Io lo metterei. Sono esca. Non so cosa vuol dire in italiano. Allora, il problema è che la bomba mi esplode in da face, quindi è un problema. Allora, è diventato un 1-1. Vai così. Non ho abbastanza energia, però posso mettere la bomba. Che schifo non fa. Però lui diventa... No, dopo mi attaccherà con quella lì, immagino. Ma poi lo attacco io adesso, quindi la mia... Non c'è neanche da porsi il problema. Ok, sono in grave pericolo, ma dovrei forse sopravvivere. Vediamo. È un 1-1 volante. Attacco questo, gli faccio un danno. Forse sopravvivo ancora un turno, vediamo. Ah, ho perso. Perfetto. Devo ricominciare. Rifacciamo. Cominciano a diventare impegnative le partite. Gioca la partita, bevi la granita. Questa è la tua vita, Yu-Gi-Oh! Però non possiamo. Allora... Robo bocchino, buono, non male. Buono questo. Questo è uno 0-1 che mi dà una carica di energia. Possiamo metterlo qua. Prendiamo la carica di energia e lo mettiamo qua. E passiamo. Vabbè, un paio di danni ci stanno, ci possono pure stare. Peschiamo. Allora, Grizzly, molto interessante, però... Il cecchino non mi dispiace perché io lo metto qua e posso sparare a chi cazzo voglio dopo, il che non è brutto per niente. Faccio sdanghede. Problema attacca, io forse sopravvivo. No, sono morto a posto, come non detto. Raga, qui bisogna giocarla. Qui bisogna giocarla per bene. Dobbiamo avere concentrazione. Allora. Scioppa le carte. Non so se posso nemmeno farlo adesso. Notte, Vitto. Per adesso passiamo. Cazzo mio. Lui spara all'albero e diventa un 1-1. Vai. 1-0-1 che mi dà una pila. Questo lo metto qua. E questo lo metto qui. Vediamo se riusciamo un attimo a... Ora lui mi fa due danni. Diventa un 1-1. Quello diventa un volare. Allora. Il cecchino non è brutto. Però se metti il cecchino... Anche l'1-1... Prendi un contenitore. Dovrei.
Vediamo, mi fa 3 danni, 1, 2, 3, 3 danni non li posso prendere, quindi praticamente ho già perso in poche parole. Vediamo. Mi fa 4 danni, ho perso comunque in teoria. Sì. Allora. Allora. Rifacciamo ancora. Proviamo a cambiare. Il problema è che i contenitori non mi servono perché quegli stronzi hanno volare. Il problema è che quegli stronzi hanno volare, quello è il mio problema. È solo quello la cosa che mi turba nell'intimo. Il bot energetico non deve morire. E perché tanto mi dà mana solamente quando mi dà mana? Mi dà energia solamente quando entra, mica sempre, scusami. Quando viene giocata. Quando viene giocata. Non tutte le volte, solo quando viene giocata c'è scritto. A meno che io non abbia interpretato male quello che c'è scritto, eh. Allora. Questo lo mettiamo qui. Poi giochiamo. Questo lo mettiamo qui. Ok. Carino, carino. O mi dà uno tutti i giorni, tutti i turni. Questo che non ho mica capito. È tradotto di merda. Ah, mi dà uno tutti i turni. Allora, beh, allora cambia la question, eh. Cambia un bel po' se mi dà uno tutti i turni, eh. Non è uguale, eh. Cambia un bel po'. Mica, porca madonna di Dio, cane puttana. Gesù Cristo rotto nel culo. Tutti i turni, allora lo dobbiamo tenere vivo per forza. Tanto per scancherare un po' in allegria. Uno tutti i turni, allora lo devo mantenere vivo per forza. Troppo buono. Non lo sapevo che mi dissero uno tutti i turni, troppo buono. Devo mantenerlo vivo, quella troia di merda. Calmissimo, sì, sono di una serenità inenarrabile. Allora, facciamo che... Tanto peschiamo un... Lo mettiamo dietro all'albero, che intanto sta dietro all'albero. Poi questo lo giochiamo qua. Uno tutti i turni è molto interessante. Allora, questo lo mettiamo... qui e attacchiamo... E contenitore vuoto lo mettiamo... Qui mi fa 2 danni, non mi serve a niente. Lui esplode adesso. No, non è vero, esplode solamente quando... Lui mi attacca, ma non esplode solamente quando muore. Ok, sono ancora vivo per miracolo divino. Cerchiamo di fare una cosa interessante, o qua lo prendo nel culo. Perfetto, lo prendo nel culo, ottimo, esattamente quello che volevo. Mi fa un danno, lui non mi fa 2 danni dopo e non cambio cazzo. Perfetto, ottimo, esattamente quello che volevo, morire male. Sì, mi sa che anche se faccio così muoio lo stesso. Ah, me ne serviva solo una di capsula. Ah no, non è vero. Forse sono vivo? Sono porco Dio merda. Dio stronzissimo cane, che palle questo stronzo figlio di troia, che ogni 2 secondi mi tira giù 6400 mostri di merda. Vai a shoppare. Ma andate a shoppare, una parola, certo. Allora, aspetta, peschiamo. Facciamo così, senza prendere contenitori. Passiamo direttamente proprio brutaloschi. Allora. Mettiamo sta puttana qui. Oh, ma porco Dio troia! Vaffanculo, madonna puttana! Che palle! Ma frega un cazzo, stiamo qua tutta la sera fino a quando non vinco. Cos'è sto martello? Spacco le robe? Spacco i culi? Cos'è sto martello? Andrea, calma, sono calmissimo. La mia serenità è inarrivabile. Questo ci sta da fare all'inizio.
spacca le carte. E con cosa? Col martello? Con cosa le spacco le carte? Cosa serve il martello, scusami? Posso rompergli questa? Non posso. Ah, questa mi dà le bombe? Cosa fa? Cri, grazie per i 26, Palatino, grazie mille per i sub. Ma porco dio troia! Quella non lo vorrei usare immediatamente, sinceramente. Ma è lo shop, mi devo ricordare dov'è. Chi cazzo si ricorda più dov'è, raga? Cazzo è lo shop? Come cazzo si apre la mappa in sto posto di merda? Cos'è qua? Tornare alla tappa per far scorta di oggetti e passare dal negozio. Voglio che tu vinca, ma non può essere così facile. Puoi tornare alla tappa, ma tutti i bot ribelli che hai eliminato in questa zona torneranno in vita. Sei proprio sicura? Andiamo, cazzo che ti dica. Dove cazzo è il negozio? E che cazzo è sta roba? La creatura di fronte a quella carta che possiede questo sigillo ottiene uno di potenza. Questa è carina, però. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, peschi una carta della tua pila di contenitori vuoti. Questa è interessante. Questa è molto carina. Questa è carina. Pesco una carta dai contenitori vuoti. È bella per fare degli scudi, non è brutta. Prendo la stampante. Questa che cos'è? Che cos'è questo? Qualcuno me lo sa dire? Tomb, grazie per la salva, Latino, benvenuto tra noi papere armate. E cos'è questa qua, raga? Che mi costa 10, che non so che cos'è. Potenzia le carte? Un upgrade, una carta. Proviamo. Cazzo, l'uroboro tra l'altro aggiunge un'abilità. Si potrebbe provare, raga. Sono molto curioso. L'1-1 volare. La stampante. Diventa una carta full utility. Il cecchino. Vediamo cosa succede col cecchino. Vediamo cosa succede col cecchino. Tocco mortale. Mica, questo è forte, raga. Il cecchino spara a chiunque sulla mappa. Questo è forte. Questa è forte, questa è forte. Sul cecchino è niente male questa qua. Porca troia. Un 1-1 che shotta qualsiasi cosa vede non è brutta, eh. Questa è buona. Anche questa è buona, ma costa 6. Questa è buona, mi serve. Ho bisogno di accumulare energia, mi serve energia. Non è brutto. Questo qui è veramente carino da tenere, eh? Non è brutto. Però due secondo me bastano. Io ho preso il cecchino, tipo ne ho 3. Ne ho già 2 di bot energetici. Non vorrei cagarne 16.000, perché poi in fase avanzata sono inutili. Il ratto non è brutto, invece. Il ratto non è male. Il cecchino ne ho già 34, raga, di cecchini io. Ne ho già 36 di cecchini, sinceramente. Qual è il mio mazzo? Scusami. Di cecchini ne ho 1, 2. Ah no, ne ho solo 2. E di carte da 6 ne ho parecchie. Sì, andiamo col cecchino. Andiamo col cecchino. Proviamo adesso. Vediamo come va. Non mi abbia salvato tutto. Ok. È cambiato, tra l'altro.
Ok, io vorrei tanto mantenere vivo questo qua. Aspettiamo, per ora aspettiamo. Tanto adesso mi fa 2 danni in più. Ok, però va ancora bene. Se prendo un contenitore vuoto, quanto ho di mana, che non posso vederlo? Ho 4. Con un contenitore vuoto posso mettere un cecchino e un contenitore vuoto. Il cecchino non è quello... È quello con tocco mortale. Oh, sì. Buono. Ah, merda! Anche a me, che stupido, è vero. Sono un deficiente, è vero. Ho sbagliato. Dammi qualcosa che non costi 27. Carina. Sopravvivo ancora un turno. Carina questa. Non è vero, sono morto così. Dio, figlio di puttana. Però stiamo migliorando. Ma Andrea, scusami, ho tirato una Madonna pesantissima, chiedo scusa. Oh, dove cazzo sta sto boss di merda? Dio stronzo, dove cazzo è? Ma scusa, dove cazzo? Ma dove cazzo sono? Ma vaffanculo. No, che ho sbagliato proprio posizione, quello è il problema. Botto esplosivo, mucho gusto, non male. Allora. E aspettiamo. Ok, possiamo giocarla così, che non è brutto. Possiamo giocarla così, va bene. Così c'ho l'albero dove mettere il Checkinhausen e va benissimo. Benissimo. Ok, ora però devo cominciare anche a fare qualche danno, sennò ho un problema. Posso mettere questa somma attacca, mi fa un danno. Io posso ammazzare. Ok, proviamo a fare così. Ah, ma anche se lo attacco di là. Ma non era quello. Affanculo, ero convinto fosse quello con tocco letale. Cagare, Dio malandrino. Non è il boss, vabbò. È cambiato di nuovo, sto sbagliando un sacco di... Sto andando sempre in punti diversi. Ok. E noi aspettiamo. I nemici sono respawnati. Ah, vabbè, raga, vabbè. Al limite, il massimo che può succedere è che prendo una carta. Ok, questo è quello con tocco letale. Noi giochiamo questa qua che fa kaboom. Il massimo che può capitare, raga, è che facciamo tocco letale. Non è che... Cioè, che peschiamo le carte. Allora, la bomba. Ci cacchiamo dentro un contenitore. Qua ci mettiamo questo robo cecchino qua. No, ho fatto una stronzata. Devo ammazzare questo adesso, se no mi muore lui. Ok, bene, adesso resiste un altro turno. Bravo. Qui scende un 1-1 e uno 0-4. Lo 0-4 lo ammazzo. L'1-1 diventa... Dammi una carta buona. Perfetto, una carta di merda. Ottimo. Adesso fa saltare per aria tutto il mondo, sto animale di merda.
Fortunatamente finalmente abbiamo 6 d'energia, Cristo Dio, alleluia. Devo fare così. Facciamo... ma mi sa che... mi sa che ho perso lo stesso, perché mi fa 3 danni e ho perso 2 danni. No, sono ancora vivo, incredibile. Ciao, dritto nel mio cazzo, esattamente. Botto energetico qua, va bene, va bene. Vamo là che rimonta. Ora me l'ammazza, vabbè, però quantomeno... Allora, ne ho un altro che posso fare Axé. Posso fare Acussi. Ok, lui è ancora vivo, ma adesso direi che ho vinto. Ah, è vero che diventa un 3-1. Va bene, va bene. Oh, raga, ci siamo fatti... Ma vaffanculo, va. Adesso vieni fuori, di mortacci tua. Vabbè, e questo l'abbiamo battuto, raga. Dove cazzo stava il boss? Non mi ricordo più. Era questo il boss, sì. Sì, un robot, è arrivato sempre quando non serve. Carino questo. Mucho gusto. Carino. Non è ancora il boss. Vabbè, è uno stronzo che devo menare. Basta e avanza per riuscire a capire che cazzo devo fare. Allora... te ti metterò qua dietro. E aspettiamo. Ok. Ora... qua posso mettere quello. Se metto qua diventa un 2-1, gli faccio 2 danni. Se metto questo l'attacco, lui scende e mi fa altri 2 danni. Eh no, devo fare... devo fare... così. Carina! Carina anche te! Però devo fargli dei danni a sto stronzo, sennò non andiamo avanti. Il mio blocco è volare. No, non blocco il volare. Oh, ma porco Dio, merda! Raga, mi sto incazzando leggermente. Sto per disinstallare il gioco, darò un pugno al monitor e... Vado a fare il muratore in fabbrica, vaffanculo, fai lo streamer che ti diverti, Dio bestia, mi sta salendo la pressione a merda. Usa i gadget, ma non voglio. Calmati, calmati Andre, calmati, non fare così, please, non fare. Va bene, vaffanculo, ok, va bene, vaffanculo. Non so cosa ho fatto, ma vaffanculo. Facciamo esplodere tutto, ma hai rotto i coglioni, ok? Vai a cagare, vaffanculo, ok? Oh. Abbiamo liberato la zona, ora siamo tutti quanti puliti. Dove sei? Carino. Civi, grazie per la sub, Valentino. Fai un po' cagare di tattiche. Beh, fai un po' cagare di tattiche. Non è tattica, è magic. Cioè... Andrea, ascolta. Fermo. Vai sotto. Non stai ragionando, ovvio che non sto ragionando. A quest'ora che cazzo vuoi che ragioni? Vado sotto? Non posso, devo andare... C'è l'orologio. Cosa devo fare con l'orologio? Torna indietro. Poi? C'è un posto segreto con qualche carta magica che non ho mai scoperto? Tu vai. Va bene.
qui? Qua ci avevo già provato, mi fa il culo. Se vuoi ci provo, ma qua mi fa il culo. Ho vaghi ricordi, perché continuo a tornare qui? We are back, bitches. Va bene. Mattiamo il fungoide. Ma sì, che cazzo ce ne frega. Ti metto qua, poi gioco le bombe, facciamo saltare tutto in aria, figli di puttana. Guarda, pezzi di merda. Facciamo saltare tutti in aria, stronzi di merda. E ho perso lo stesso, che è molto triste, ma... Non vai lì, vai nella zona sotto, che c'è la zona un po' più semplice, così accumuli carte. Va bene. Tattica impeccabile, hai visto? Ugh! Questa fetida discarica fa schifo, gli artigli avidi e i suoi abitanti cercano robot nuovi. Occhio alle caviglie. Sono stracurioso. Vediamo come sto con questo livello. Ugh! Uno, uno. Quando una carta che possiede questo sigillo muore, una creatura scelta da buttare riceve il sigillo nano armatura. No, com'è che riceve il sigillo ludo armatura questa carta? Allora. Sento sti versi ovunque. Sento versi in consulti. Sento. Posso anche fare così. Per adesso. Così credi, accumuliamo un po' di energia. Accumuliamo un po' di energia. Robo bocchino. E non è quello con tocco letale. Peccato. Peccato. La stampante mi interessa in realtà. Mi interessa la stampante, sai? Mi interessa perché vedendomi il contenitore vuoto posso farmi un po' di scudozzi. Il che... Adesso posso giocarmi l'1-3, che schifo non fa, però c'è la bomba, faccio saltare tutto in aria, compreso il mio bot, però tanto deve morire prima o poi, quindi non è che c'è molto da fare. A meno che non metto questo qui e questo qui. Accumulo energia, non è un problema. Dunque, vediamo. Il prossimo mi distrugge questo, mi distrugge questo, mi distrugge questo. Va bene, va bene. Allora. Ok, robo scudo qua che almeno non muore. E mettiamo Sonia qui e attacchiamo. Almeno così va avanti un turno in più. Allora, ho 6 cariche ma non ho spazio. Continuiamo ad attaccare. Un 2-1 doppio attacco. Ai ai ai, signora Longari. Mi è caduta sull'uccello. Allora, questo è carino perché è un, diventa un 1-5, però posso giocarmi due robo bocchini e io li giocherei onestamente parlando. Va bene, cerchiamo di fare quanti più danni possibile. Perfetto, perfetto. Così facciamo un bel po' di monete, ma tante. Perfetto. Ho una stella in testa e non so che cazzo è. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Mitragliere doppio è carino. Questa non è brutta, eh. Perché questa dà uno scudo. Quando questa carta possiede il sigillo non muore, la creatura riceve il sigillo fragilità. Cioè? Cioè che in italiano... In italiano... Tradotto. Eh,
fragilità, devi far uccidere il pescivendolo. Ah sì? Fa un colpo e muore. Facciamo lo scudo che è meglio. Ammazzo il pescivendolo, vai. C'è una stella qua che però non riesco a... Ma cosa abbiamo? Mi sembra che si potesse andare anche verso destra. Vabbè. Dopo ci proviamo ad andare verso destra. Mi sa... Oh, stai calmo. Ok, ha due stronzi. Ma muoiono questi in teoria durante il primo attacco. Dopo l'attacco... Ok, perfetto. Meno ma... Va bene? Va bene? No, ho passato il turno per sbaglio, ma... Direi che ancora uccidi il pescivendolo. Prima mi deve arrivare, però. Allora. Grazie, Basita, per gli 11. Guarda, tira. Robo Troia, non ha bombe, lo gioco lo stesso. No, adesso aspetta. Che cazzo è? Dolcezza non piangere? Ah, è sempre il cacciatore di taglie della minchia di prima, praticamente. È Saetta McQueen, è sempre lui. Vaffanculo. Toh, tieni, divertiti. Vai, enjoy. Ah, c'ha uno di scudo, pezzo di merda. Vabbè, beh, intanto. Che cazzo... Cosa devo fare? Lo metto all'albero. Che cazzo gli ho messo una bomba? Cosa gli ho messo? Ah, minchia, cioè, quello lì dalla bomba? Ragazzi, io non avevo mica capito che quello lì desse la bomba, non ha nulla per sorpassare le mie difese, sinceramente. Questo è un 1-1 volare, questo è un 1-0-1. Questo attacca a mira. Attacca mirando, che cazzo me ne frega, scusami. Ok, non l'avevo letto. Upsi. No, aspetta, ma vuoi leggere? Lo so, Pingu, hai ragione, sono un pirla. Ma tanto posso rifare, che cazzo me ne frega, scusa. Ho il potere dell'immortalità, che cazzo me ne fotte, scusami. Letteralmente sono Chara, cosa me ne frega. Ecco il capelloide. Allora. Il bot esplosivo. Io aspetterei prima di metterlo. A meno che non lo caghi qui e non mi faccia attaccare apposta. Non è una brutta idea, Non è una brutta idea, vi dico la verità. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto la strategia. Sono un genio, cazzo. Allora. Adesso lo mettiamo qua giusto per parare. E diamo la protezione. Cioè, la protezione. Diamo la bomba a lui che fa saltare in aria tutto il mondo dopo. Allora. Lo stronzo scende da qua? Non lo sappiamo in realtà. Ma io adesso non lo gioco perché tra poco l'amico Fritz salta per aria. Sono maschi macciali. È un 2-10. È un 2-10, però non ha la protezione. Quindi va benissimo. No, non te. Dov'è andata la bomba? Raga, ero convintissimo di avere una bomba in mano che non ho.
mettiamoci questa per ora, dai, va bene. È un bel tank, vabbè, non è, in realtà non sono preoccupatissimo, ti dico la verità. Cioè, nel senso, sì, è un tank, però... Cioè, nel senso, faccio letteralmente così. Cazzo me ne frega, io attacco lui. Tanto non sta per scendere niente, cazzo me ne frega. Fatto. Non è morto il tizio, però... Vorresti oltrepassare questo ghiaccio? Suppongo che potessi sgomberare il passaggio. Un poco di calore dovrebbe risolvere il problema. Ride come Peter Griffin. Io clicco ovunque. È una strada segreta? No! Cosa ho preso? Sì, vabbè, ma non può funzionare così sto gioco. Ma scusa, ma non può funzionare così. Vabbè, ma dai, ma non può funzionare così sto gioco. Ma dimmi, sei sicuro? Ma scusa, ma... Tranquilli, abbiamo la vittoria in tasca. Non so neanche cosa ho preso, ma abbiamo la vittoria in tasca, tranquilli. Voi non vi dovete preoccupare minimamente, ho la vittoria in tasca. Sì, ho già giocato a tuo invito. Ho capito che funziona, non dovrebbe però. Io la bomba non me la starei neanche a giocare per adesso, sinceramente. Vi dico la verità. Io per ora, sinceramente, giocherei... Carina. E se invece la giocassi? Che succede? A chi la dai? A lui. Ok. Ma tanto sei davanti allo 0-1. Che cazzo serve? Cosa abbiamo? Allora, abbiamo un volare. E la cosa non mi dispiace. Se lo attacco muoio anch'io. Quindi facciamo così che è meglio. Ora lui attacca a me e ci rimedi dai danni indietro. Carino il 3-1. Not bad. Not bad. Allora... Botto energetico, mucho gusto, mucho gusto. Molto interessante il botto energetico. Ora lui mi ammazza il mio e va bene. Ah no, lo do a lui! Così faccio esplodere tutto. Ah no, è vero, è quello che attacca di lato, cazzo faccio. Però lo ammazzo io dopo. Allora, peschiamo, ho 6 carte. Questo mi piace molto di più. Facciamo, attacchiamo, facciamo fuori questo e poi ok, va bene, ma alla prossima abbiamo vinto. Robo stronzo, vai, facciamo così, così accumuliamo anche un po' di danaro, così accumuliamo anche un po' di soldini che ci servono per comprare i mazzi. Ok, un'altra stella sulla tua testa, la sua taglia è salzata. Vabbò, sti cazzi. Che? Andiamo piano, perché qua sento qualcosa. Questo spacca. Come parla? Overclockerò una delle tue carte, le do un buff d'attacco. Ma se muore, sparirà per sempre. Eh no, che schifo, è una merda, scusami. È una merda, se muore, sparirà per sempre. Ma è una merda, scusami. Come per sempre? Ma dai, cioè, vuol dire che devo giocarla solo ed esclusivamente quando sono sicuro che funzioni. A robo pesce? Io pensavo di fare, raga, sinceramente al bestione 1-5, ma non ce l'ho. Io pensavo di farlo all'1-5 ed anche un... Ah no, perché poi si inverte. Sì, raga, facciamo un... Questa potrebbe essere utile, raga, c'è lo scudo, Questa c'è lo scudo. Potrebbe essere interessante, perché questa un turno d'attacco lo regge. Blocca l'attacco la prima volta che una carta possiede questo sigillo. Blocca l'attacco la prima volta che una carta che possiede questo sigillo sta per subire danni. Questo non è male, perché comunque un turno in più può reggerlo.
ed è con 3. Se gli dà 2 in più d'attacco diventa un 3-1 con 3. Non è brutto, mi dispiace come idea. Ma è troppo utile. Ma più facile che sopravviva. E quello è il punto. Di cecchini ne ho 3. Vai, proviamo. Quant'è il buff? Cos'è sta roba? La potenza di questa carta, una carta che possiede questo sigillo aumenta, ma se una carta che possiede questo sigillo muore, la carta viene mossa in modo permanente dal mazzo. Diventa un 2-1. Vabbè. Ci può stare, eh. Ci può stare. Dai, dai, facciamo il cecchino. Cerchiamo di non farlo morire, raga. Cerchiamo di evitare che muoia, eh. Se muoio in battaglia, come perdo, scusami. Non c'è scritto che perdo, c'è scritto che viene rimossa come perdo. Sto facendo giri intorno per esplorare, ma non sembra ci siano segreti. Pronta a barattare? Piano, che qua se tocco esplode tutto. Questo non mi fa impazzire. Questo, secondo me, è un pelino più carino. Questo non è brutto. Il problema è che 2-2 con 2, però un attacco e detona. Anche questa non è brutta, eh. Questa non è brutta per niente. La prendo. Ah, è uno scambio. Oddio. È uno scambio. Non lo so. Non ne ho idea. Onestamente non voglio dargli niente, ragazzi. Sarò sincero. Non gli voglio dar nulla per quella carta. Quindi gli darò un donatore di bombe per donatore di bombe, va bene? Così rimane sempre uguale. Cos'è? Scegliene una. Proviamo. Facciamo all the check-ins. Cosa mi fai? Lasciami calibrare. Doppio attacco è bello. No. Questa è bella col cecchino. Questa è molto bella. Col cecchino è molto bella quella. Allora, abbiamo quello con tocco letale. Ok. Lui sta per far scendere un 2-1 che io bloccherei immediatamente. Adesso aspettiamo. Ok. Io pescherei qui. Carino. Carino, però non mi va di prendere altri 2 danni. Quindi lo facciamo dopo. Dopo lo giochiamo. 2-1 volante, non ha senso pescare un cazzo. Allora, ora, ma tanto muore il turno dopo. Vabbè, lo mettiamo e vaffanculo. Ah, è vero che lo stronzo si sposta, me l'ho completamente dimenticato. Ah, è tornato l'amico Fritz. Granata pugnale, sì, mi vuoi inculare. Che cazzo. Eliminare il bersaglio. Elimina sto cazzo. Mia, di già, porca madonna, Dio mio, che cazzo. Porco Dio, che palle, però. Mi fermo qui, ragazzi. Continuiamo domani. Papere, io vi ringrazio anche stasera per i follow e ci le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona. Anna Palatini, vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, papere.